Ettore Colangelo è il nuovo primario di chirurgia generale dell'ospedale di Teramo. 57 anni, muove i suoi primi passi da chirurgo in Trentino e in Piemonte per poi trasferirsi all'ospedale di Pescara, dove ha lavorato fino al suo arrivo a Teramo. Particolarmente interessato alle patologie oncologiche dell'apparato digerente, Colangelo ha acquisito una specifica esperienza nella chirurgia del fegato e del pancreas. In una più ampia strategia, l'azienda sanitaria teramana sta cercando di accentrare su Teramo le patologie oncologiche dell'apparato digerente, la senologia con una breast unit dedicata e i politraumi. L'obiettivo è quello di identificare l'ospedale Mazzini come centro hub per queste patologie. Le linee guida sono proprio quelle relative alla definizione e centralizzazione dell'ospedale di Teramo come hub. La linea guida principale è quella che è già stata in parte attuata, cioè il GICO, gruppo interdisciplinare delle cure oncologiche, che con me abbiamo allargato anche ad altri distretti, quelli dell'apparato digerente superiore. Quindi i malati non possono essere trattati up front senza che prima non siano passati all'interno del GICO, cioè all'interno di una decisione diagnostico-terapeutica condivisa. Questa è una direttiva e una linea guida fondamentale dell'ospedale, della direzione strategica, così come la centralizzazione all'interno dell'ospedale Mazzini della patologia oncologica complessa, della patologia senologica e della patologia politraumatica.